I love you, yes I do. Something about the boy I do, yes I do, yes I do. Taralin, pensiamo, derivi dal taral, che è questo oggetto che si usa per girare la polenta. E quindi un po' come vezzeggiativo Taralin, la famiglia Taralin. Casa Taralin è un bed and breakfast che è nato in una struttura molto antica, la struttura del 1700, anche anteriore al 1700. La casa è stata acquistata dal nonno di mio marito, ci abitiamo da 20 anni. La parte dove noi non abitavamo era vuota, era troppo vuota, e siccome è una casa che ha un'anima, è una casa che ha una storia, abbiamo deciso di movimentare un po' la casa, di dare un po' di allegria. Teglio è il paese che dà proprio il nome alla Valtellina. Infatti io lo dico sempre quando mi presenta qualche persona, che io sono Tellina, e da qui appunto deriva la Valtellina, cioè la Valle di Teglio. Le persone che vengono a visitare il paese possono ammirare non solo la Torre dei Libellimiri nell'Alto della Pineta, che è il simbolo del paese, ma anche il Palazzo Besta, un museo archeologico con delle incisioni rupestri molto belle, e poi possono chiaramente mangiare i pizzoccheri, perché Teglio non è più la capitale la capitale della Valtellina, diciamo, ma ne rimane sempre la capitale del gusto con i pizzoccheri. Quando gli ospiti si fermano più di un giorno, di due giorni, ad esempio se estate, è capitato addirittura persone che si sono fermate una settimana, 15 giorni, allora si fa amicizia e loro ci chiedono proprio di fargli vedere come si preparano i pizzoccheri. Quindi ceniamo insieme, quindi è un momento di aggregazione, di comunicazione, che a noi piace molto. Tanti mi chiedono la ricetta, che noi stampiamo, abbiamo già stampata, e gliela diamo, insomma, diamo anche tutte le indicazioni di dove andare a prendere i prodotti, la farina, il formaggio, che qui si trovano e sono buoni, insomma.